Il mondo di Minecraft è pieno di misteri e noi, appassionati del mistero, ci immergiamo ogni giorno in una storia diversa. Oggi parleremo di Light, un'entità che ha fatto discutere milioni di ragazzi. La segnalazione di questa entità ci viene da Alexandra, una ragazza del South Carolina che nel 2015 scrive su un forum di Minecraft questo post. Ascoltatemi, non ci crederete mai! Avete presente che molti ragazzi raccontano di aver visto delle creature strane su Minecraft? Ho visto qualcosa, o meglio, qualcuno. Io non ho mai creduto a nessuno, e forse ora neanche voi mi crederete. È difficile farvi credere cosa mi è successo, ma ci proverò. Stavo giocando in single player, in un mondo in creativa. Sono una ragazza particolare, mi piace costruire quello che voglio senza perdere tempo a cercare materiali. Gioco quasi sempre in creative, in modo da sfogare tutta quanta la mia fantasia. Così, per scherzo, dopo aver visto un video su YouTube, chiaramente falso, che mi spiegava come costruire un altare per evocare Herobrine, decisi di creare un altare a modo mio, giusto per adornare un po' la zona di periferia della città in costruzione. Così mi inventai un altare, abbastanza grande, molto carino, e pensai di costruirci in futuro anche una piccola chiesa a fianco. Anche se non credevo alle mille leggende che si tramandavano sui forum riguardanti misteriose creature, decisi di dedicare quest'altare ad un'entità di cui mi inventai il nome. Presi così un cartello e scrissi in cima all'altare Light Altar, l'altare di Light. Passarono diversi giorni e la mia città prendeva sempre più forma. Decisi di andare a costruire la piccola chiesa accanto all'altare, ma mentre mi avviavo verso quella zona iniziò a piovere. Una volta arrivata vicino all'altare, iniziai a volare per cercare di capire da quale lato dovevo iniziare a costruire. Improvvisamente iniziarono a cadere diversi fulmini, in successione, nelle vicinanze dell'altare. Un fulmine cadde precisamente sulla parte più alta dell'altare. Il cartello rimase elettrizzato, rimase bianco, mezzo in movimento. Poi una piccola esplosione e... lui, sopra l'altare, guardava dritto davanti a sé. Era tornato il silenzio. Un giocatore tutto bianco, impassibile, era in piedi sopra quel che restava del mio altare. Sembrava tipo paralizzato, non si muoveva. Io ero ancora in volo sopra di lui, incredula. Poi improvvisamente la sua testa si girò nella mia direzione, un fulmine lo colpì e lui sparì. Mi avvicinai per vedere da più vicino, mi apparve davanti e 3, 2, 1, tutto bianco, non vedevo più nulla, vedevo solo l'inventario sotto, ma la mia visuale era completamente bianca, non vedevo più nulla. Passarono 2 minuti e ancora nulla, vedevo tutto bianco. Uscii dalla partita e rientrai, nulla, tutto bianco. Chiusi Minecraft e rientrai, tutto bianco ancora. Così provai a muovermi, magari ero dentro qualcosa, magari proprio dentro di lui, nulla. Creai un nuovo mondo, ma nulla ancora, era tutto bianco, anche quello, non sapevo cosa fare, non sapevo cosa fosse successo. Improvvisamente, nel menu principale, apparve una scritta gialla, sotto la scritta Minecraft. I'm coming, sto arrivando. Ho deciso di chiamarlo Light, come il personaggio che mi ero inventata, ma che misteriosamente è diventato realtà. Ho risvegliato qualcosa di grosso, ragazzi, aiutatemi a fermarlo, Alexandra. Questa, ragazzi, è la storia di Light, un mostro completamente bianco che è riuscito ad accecare il giocatore, ma non solo, tutti i mondi dove il giocatore poteva entrare erano diventati completamente bianchi. Purtroppo non trovo nessun collegamento tra la costruzione inventata di un altare e questa creatura. Che sia solamente un caso che la creatura sia nata da un fulmine che ha colpito l'altare? Io non lo so. Dopo questo post non se ne è più parlato. Io, come sempre, mi limito solamente a raccontarvi la storia. Crederci o non crederci sta a voi. Qui sotto scrivetemi le vostre considerazioni. Ok ragazzi, quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace perché questa serie ci metto veramente un sacco per cercare i misteri e tradurli, perché Maremma, Puzzoletta sono tutti quanti in inglese. E niente, quindi lasciate un bel mi piace perché spero che vi sia piaciuto, un commento qui sotto, fatemi sapere appunto la vostra. E un'altra cosa, iscrivetevi per non perdere i prossimi video e i prossimi misteri. E spero che sto fischio in sottofondo non vi abbia dato fastidio, ma c'ho la finestra
Sentite? C'è vento e fischia la finestra. Cioè, i problemi della vita. Comunque, presto, veramente presto, saranno disponibili le magliette di Minecraft Mystery. Vi metto un'anteprima qui davanti. Ovviamente non è quella finale, mancheranno alcune cose, ma comunque sia, più o meno sarà questa qui. Fatemi sapere se vi piace e se siete disposti appunto a comprarla e a farci niente. Le foto con le maglie mie, non lo so, ho detto, boh. Quindi scusate anche la capigliatura da cuscino, mi sono appena svegliato. Niente, ma fra tutto io vi saluto lì nello studio. Passate da Instagram, Instagram è bellissimo, è il social network più bello della storia. Forse perché uso quasi solo quello. Però lì nello studio, seguitemi su Instagram, mfire97 Matteo Ferro, guarda, ciao.